origini di Alatri sono legate alla popolazione degli Ernici, un antico raggruppamento italico a cui si attribuisce, ufficialmente, intorno al VII secolo a.C., la costruzione dell'acropoli e delle possenti mura megalitiche che circondano il centro abitato e custodiscono il ricco patrimonio del borgo. La costruzione ciclopica di epoca preromana rappresenta, insieme alla cinta urbana, il monumento più antico e celebrato della città. La sua ardita struttura di contenimento, caratterizzata da possenti muraglie in opera poligonale, racchiude per intero una vasta area sopraelevata, 19.000 metri quadrati, posta al centro dell'abitato cittadino. Per la sua posizione dominante e per l'assoluta inaccessibilità del luogo, ufficialmente, l'acropoli ha svolto fin dalle origini la duplice funzione di spazio sacro e di presidio difensivo, divenendo alternativamente sede di antichi riti religiosi ed ultimo rifugio della popolazione sottostante. Oltre al paramento murario, già di per sé sorprendente per la grandezza dei massi impiegati e per l'elevazione raggiunta, degne di ammirazione sono le due porte di accesso. La porta maggiore ubicata sul lato meridionale con architrave monolitico di straordinarie dimensioni, e la porta minore, assai meno imponente ma di eguale suggestione per la presenza all'interno di un angusto corridoio ascendente, perfettamente conservato. Non lontano dalle due porte sono visibili, rispettivamente, tre antichissime nicchie e i resti del portico dell'acropoli fatto costruire dal censore Lucio Betilieno Varo nel II secolo a.C.